Ok, siamo arrivati alla Lagrangiana. A questo punto guardiamo la dipendenza della Lagrangiana, cioè da chi dipende questa Lagrangiana? Dipende dal quadrato delle velocità e dipende dalla configurazione. Noi cosa dobbiamo fare con la Lagrangiana? Dobbiamo derivare rispetto alla posizione, rispetto alla coordinata generalizzata lambda che abbiamo detto essere la Q per noi. E quindi quando andiamo a fare la derivata rispetto a Q, compariranno un po' di termini ancora in Q, perché abbiamo scoperto che qui abbiamo tutte funzioni di cinematiche dirette che sono tutte quante funzioni trigonometriche. Okay? Quindi noi avremo ancora delle funzioni trigonometriche in Q quando andiamo a fare la derivata simbolica rispetto a Q. Poi dobbiamo fare la derivata, cioè simbolica parziale, la derivata parziale rispetto a Q punto e poi derivato rispetto al tempo. Q punto compare solo qui nell'energia cinetica, non compare nella potenziale, ok? E compare al quadrato. Quindi quello che io otterrò è che qui compariranno delle accelerazioni quando vado a fare poi la derivata rispetto al tempo, ma anche delle velocità al quadrato. Ok? Quindi rimangono le velocità, vabbè, le velocità rimangono pure quando vado a fare la derivata simbolica qua, sempre parziale, non simbolica. Per cui cosa è importante? È importante notare che quando vado a fare queste derivate, diciamo, sulla Lagrangiana per avere le equazioni del moto, le equazioni di Lagrange, le equazioni del moto, io che cosa ottengo? Ottengo un termine in accelerazione che moltiplica proprio la b. Guardate, questo lo si vede fra virgolette subito. Se io faccio e ovviamente non sta aggiornando. Un attimo, facciamo la solita cosa, vediamo questo caso. Questo termine qua, che poi derivato rispetto al tempo, per cui dopo devo fare la derivata rispetto al tempo di questo termine qua, e mi dà b di q q due punti più q q punto. Ok? Quindi questo significa, perché è un prodotto, okay. Questo significa che io ho massa per accelerazione. Il termine massa per accelerazione scritto in funzione delle coordinate generalizzate, che a questo punto sono le variabili disgiunto. Il mio è un sistema complesso fatto da n corpi rigidi e io lo posso scrivere quindi in funzione delle accelerazioni disgiunto.
Poi io qui scrivo un termine n in cui ci metto insieme che cosa? B punto per Q punto. Poi la derivata rispetto a Q dell'energia cinetica, che è qua, e poi la derivata rispetto a Q dell'energia potenziale. Che devo fare? Però la cosa importante, massa per accelerazione più alcuni termini non lineari, che saranno Coriolì e gravità, uguale forze non conservative. Quindi se io, diciamo, mi fermo qui, va bene, questo lo capisco con le mie conoscenze, diciamo, di fisica. Qui ci sono un po' di dettagli e sono essenzialmente i dettagli fatti, le derivate fatte sulla sommatoria, va bene, su questi termini qua. Ve li guardate con calma, non è così importante, perché, diciamo, la dipendenza è quella che abbiamo visto noi, no? Come esce l'accelerazione e così via. Quindi le equazioni del moto io adesso le posso scrivere ancora non in forma matriciale per tutti quanti i link e isolare questa cosa che abbiamo detto, cioè che per ognuno dei link io ho le accelerazioni di tutti quanti. Guardate, è un sistema accoppiato. Io se muovo un link sto scambiando forze con gli altri, ok? Per cui nella equazione iesima compaiono tutte le accelerazioni, va bene? Poi ho dei termini quadratici in velocità e dei termini in posizione. Però in questa forma qua ancora non mi piace molto. Adesso posso fare delle interpretazioni, però ancora non è la forma che piace a me. Che interpretazione faccio? Beh, esattamente questo, ho dei termini in accelerazione, quelli che abbiamo appena fatto. Potete in qualche modo vederli dal punto di vista del fisico termine per termine. Cioè, guardate, adesso se non li vedete non è importante, però diciamo, chi è il coefficiente II? È l'inerzia vista dall'asse I nella configurazione corrente quando gli altri sono zero, quando gli altri sono bloccati. Ok? Quindi ognuno di questi termini sulla diagonale sono delle inerzie e questi sono i contributi, i J, quelli fuori diagonale sono i contributi del movimento dell'accelerazione di un giunto rispetto a un altro. Ora va bene, non ci diciamo spaventiamo troppo. L'importante è che ci sono i termini di accelerazione in cui ci sono delle masse o delle inerzie. I termini quadratici in velocità che sono le forze centrifughe e di Coriolì e poi i termini legati alla gravità. Guardate, configuration only dependent terms, perché la configurazione c'è anche nell'inerzia, però qua c'è solo la Q, non c'è né Q punto né Q due punti, questa è la gravità. Quali sono le forze non conservative? I miei motori, l'attrito viscoso, l'attrito statico, eventuale forze di contatto. Noi in questo corso facciamo l'ipotesi che il contatto può avvenire solamente all'organo terminale ed è intenzionale. Va bene, ovviamente il contatto potrebbe avvenire dappertutto e se tocco qua chiaramente la sento la forza sui motori, però questa ipotesi non la facciamo in questo corso. È solo all'organo terminale ed è solo intenzionale il contatto. Altra semplificazione che noi facciamo, l'attrito statico è cos'è? È quello che adesso non fa scivolare il cellulare, va bene, perché l'angolo è diverso da zero ma rimane fermo. Invece se io studio fisica e faccio la proiezione dovrebbe scivolare. L'attrito statico è legato, diciamo, a una funzione segno non lineare. Se io mi metto a fare le simulazioni con la funzione segno del controllo, diciamo, dell'interazione in un corso, non ne usciamo più. Noi consideremo l'attrito nella forma più semplice, che è solamente quella viscosa, che è bella lineare. Guardate, l'attrito è un fenomeno molto complicato, soprattutto a basse velocità, per cui il modello matematico dell'attrito può richiedere un po' di sforzo, che non facciamo, ok?
metteremo l'attrito statico quando, diciamo, facciamo il modello, però poi nella simulazione, nel controllo, non lo facciamo. Ed è una cosa un po', diciamo, indigesta, l'attrito a bassa velocità. Ok, il mio modello matematico finale è questo. E qua io, diciamo, se devo imparare a capire tutti questi termini. Vediamoli un attimo, l'abbiamo già visti. Massa per accelerazione. La B è una matrice N per N, configurazione dipendente. Q due punti è il vettore dell'accelerazione aggiunti e questo è proprio il termine che inerziale che mi aspetto, massa per accelerazione. Forze, Coriolì e centrifughe sono scritte qua. Guardate, la velocità è sempre al quadrato, questo è, tradizionalmente si scrive in questo modo, cioè la matrice C moltiplicata per Q punto, però poi alla fine sappiamo che qua c'è, i termini sono in Q punto quadro. Anche questo è configurazione dipendente. Attrito viscoso, io qui sto scrivendo FV per Q punto, però in realtà è una cosa, diciamo, giusto per avere una bella notazione, è solo per avere una bella notazione matriciale, ma guardate che FV per Q punto non è accoppiata, questa è FV1, FV2, FVN, tutti zeri, per Q punto con 1, Q punto con N, cioè ognuno vede il suo attrito, okay? Non è che vedono gli attriti degli altri, va bene? Quindi è semplicemente un modo compatto per dirlo, però non... Poi l'attrito statico, come vi ho detto, una funzione generica è scritta qua. L'attrito statico c'è, ci dà fastidio, però in questo corso non diamo troppo peso a questa cosa. La gravità. E a destra cosa mettiamo? A destra mettiamo le nostre coppie. Questi sono newton metri, se sono giunti tutti i rotoedali, sono newton metri, altrimenti sono newton metri quelli rotoedali e newton quelli prismatici. Noi in questo corso concentriamo l'attenzione su quelli rotoedali, nel senso che poi le esercitazioni sono solo rotoedali giunti, come vi ho detto all'inizio, per avere il codice che è un po' più semplice. E poi abbiamo l'interazione con l'ambiente e abbiamo già visto che se H è un vettore 6 per 1 in cui ho le tre componenti di forza lineare e le tre componenti di momento, per cui sono newton e newton metri, la proiezione aggiunti avviene attraverso la dualità cinetostatica, quindi attraverso la trasposta dello jacobiano geometrico. Quindi questo l'abbiamo già visto. Questo è il modello. Abbiamo fatto tutta questa lezione per arrivare a scrivere e a capire questo modello. Come si calcola poi, lo vedremo adesso in un caso semplice, però noi non è richiesto a voi di calcolarlo, va bene? Però lo vediamo lo stesso in un caso semplice. Questo è il modello. Bisogna capire il contributo fisico di questi termini, perché ci fanno capire quando si muove un robot cosa succede. Proprietà della matrice, noi, diciamo, lo utilizzeremo, non lo dimostriamo, lo utilizzeremo in una legge di controllo, in una dimostrazione, ha un significato fisico, diciamo, che si potrebbe studiare, ma diciamo, non lo facciamo. B punto meno 2C è antisimmetrica. Ok, ricordiamoci questa informazione che ci servirà per una legge di controllo. Un'altra proprietà che, diciamo, guardiamo molto velocemente ed è la linearità nei parametri dinamici. Quali sono i parametri dinamici? E che vuol dire linearità? Vediamo il solito pendolo. Questa è la dinamica del mio pendolo e l'abbiamo calcolata. Adesso ho imparato che
questa sarebbe la matrice di inerzia, è uno per uno perché ha un grado di libertà questo sistema, no, però questa è la matrice di inerzia e non è neanche configurazione dipendente perché il pendolo vede sempre la stessa inerzia, ok? Poi ho l'attrito e la gravità, ok? A questo punto io mi rendo conto che io posso prendere i giunti e separarli da questi che sono parametri dinamici, cioè sono gli aspetti, diciamo, legati alla fisica del braccio, quindi sono le inerzie, gli attriti, la posizione del baricentro, M per L. E che cosa posso fare? Posso riscriverla in forma matriciale, lo faccio a occhio, cioè per ispezione si dice a occhio, e metto l'accelerazione, la velocità e G per il seno di teta e vedo che queste moltiplicano questi tre elementi qua. Ok? Cioè nella prima matrice che chiamo regressore ci metto tutti i termini che posso misurare durante un eventuale movimento e qua ci sono delle costanti che rappresentano quanto è pesante il mio braccio, per esempio. Ok, c'è l'attrito, quanto è pesante, che inerzia ha. Questi qua sono costanti, non dipendono dalla configurazione, dalla velocità e dall'accelerazione. E questa proprietà, che ora ho fatto per un pendolo, si dimostra essere vera per un braccio di qualsiasi numero di gradi di libertà. Perché la posso, quindi si può generalizzare. E a che cosa mi serve questa cosa? Allora, si può dimostrare e non lo facciamo, ok? Si può dimostrare e non lo facciamo, che sia l'energia cinetica che il potenziale sono lineari rispetto a questi parametri. Questa è l'energia potenziale. Quali sono i parametri? Beh, si può dimostrare che ogni braccio ha 11 parametri dinamici che rappresentano, se volete, come ho appena detto, quanto è pesante il braccio, dov'è il suo baricentro. Questi parametri sono la massa, ed è un parametro, la massa moltiplicata alla posizione del baricentro, sono quindi tre parametri, e poi tutta l'inerzia. L'inerzia è una matrice 3x3 per ogni braccio, no? Quindi ha 9 numeretti, però sappiamo che è simmetrica, se io la scrivo in modo opportuno, per cui ne ho 6 di numeri. Questi 11 parametri, chiedo scusa, perché sono 11? Perché c'è anche l'inerzia del motore, quindi sono 7 inerzi, sono 3 momento prima e 1. Questi 11 parametri caratterizzano la dinamica di ogni braccio, ce l'ho per gli n bracci, quindi io posso scrivere il mio modello matematico rispetto a questo grande regressore. A cosa mi serve? Ci faremo un bel controllore sfruttando questa proprietà più in là nel tempo, va bene? Quindi io posso scrivere il mio modello in questo modo e poi torniamo un attimo a rivedere questa cosa quando ci arriveremo. Ok, facciamo il modello matematico e finiamo di due strutture semplici. Guardate, faccio il due link cartesiano e il due link diciamo rotoedale, perché poi se andiamo su tre bracci diventa ingestibile dal punto di vista della notazione, non si capisce niente, ok? Allora, questo qui è un plotter, solamente che l'ho messo in verticale, c'è anche la gravità, ma un cartesiano planare, è un plotter, va bene? È un robot strano il plotter, esattamente questo, cioè due giunti prismatici a 90 gradi. Non entro nel dettaglio, io vi voglio far vedere che posso in maniera sistematica calcolare il modello. Mi servono cosa? Tutti gli jacobiani rispetto ai baricentri e ai motori di posizione e di orientamento. Quindi mi calcolo la matrice di inerzia. La matrice di inerzia non c'è la teta, non c'è la posizione dei motori, perché per il plotter non è configurazione dipendente. La gravità su, diciamo, quello verticale, questa è la gravità, su quello orizzontale, quello verticale è zero, e questo
è il moto di un plotter ed è banalissimo perché c'ho l'accelerazione del giunto 1 su F con 1, l'accelerazione del giunto 2 su F con 2 e basta. Non c'è il plotter dal punto di vista del controllo, è banale, dovete comprare un motore che è, diciamo, è adeguato a questa inerzia. Poi vabbè, c'è la gravità, perché chiaramente uno dei due è, diciamo, si muove in orizzontale. È veramente banale, non è divertente per niente. Invece mettiamoci un planare a due bracci. Allora, nel planare a due bracci rifaccio la stessa cosa di prima, cioè mi calcolo tutti gli jacobiani. Ovviamente io adesso, cioè io, il libro di testo li ha calcolati in simbolico e li scrive perché è banale, nel senso che io adesso qui ho solamente 3, scusa, quant'è? 1 e 2 le posizioni, queste sono le jacobiane posizioni, quindi x, y e z, ho le tre componenti di velocità e due giunti, tra l'altro 0 e 0 lungo z, ovviamente, no? Quindi qua io me lo scrivo carta e penna, è facile, s con 1 sarebbe il seno di teta con 1. In realtà io lo faccio fare a un calcolatore in maniera sistematica, va bene? Questo è solamente per toccare con mano cosa ho. Qua negli jacobiani compaiono le configurazioni. Vado a fare tutti quanti i calcoli e esce questa cosa qui, che è quella interessante. La matrice d'inerzia è una matrice che è 2x2, no? Perché ho due gradi di libertà, in cui io ho messo in evidenza il fatto che alcuni coefficienti sono funzione della configurazione, in particolare di teta con 2. E questo planare a due bracci è banale. Perché è banale? Faccio il disegnino per farvi capire cosa, quindi adesso possiamo toccare con mano che significa, diciamo, avere questa matrice di inerzia. Qual è il contributo di forza di questa matrice? Qual è il contributo, diciamo, inerziale dei vari termini in accelerazione che ci permette di capire i termini della matrice di inerzia? Allora, io che cosa ho qua? A me, prima me la riscrivo un attimo e poi dopo. E poi cambio pagina. Vabbè, in effetti non me la sto scrivendo. Così devo cambiare pagina. Allora, che cosa ho? Questa è la matrice e c'è evidenziato il fatto che è funzione solo di teta con 2. Allora, fatemi disegnare il mio robot in due configurazioni. Facciamo questa, la facciamo in azzurrino. E questa la facciamo in verde. Facciamo qua. Questo è il mio robot in due diverse configurazioni. Allora cerchiamo di capire qual è il contributo, per esempio, di V22. Okay? Ignoriamo tutti gli altri termini. Questo significa che io ho tau 2 è uguale. Vado a fare il prodotto di questo per l'accelerazione. Quindi è, chiedo scusa, V21 per teta 2 punti con 1 più V22 per teta 2 punti con 2 più la gravità e le altre cose, ok? E gli attriti, che io metto N. Ora guardiamo un attimo, io sto parlando di tau 2, quindi di questa coppia qui. Guardiamo le due configurazioni tau 2. Se io scelgo teta 2 punti con 1 uguale a 0, questo termine qua lo levo perché teta 2 punti con 1 lo scelgo uguale a 0. Ora, B22 chi è? B22 è l'inerzia che vede questa coppia per dare un'accelerazione a teta con 2, che sarebbe questo. Teta con 2 che inerzia vede? Nelle due configurazioni vede solamente la parte rimanente del manipolatore, cioè vede questo, che è la stessa, vede la stessa inerzia. Invece
se io faccio tau con 1 uguale e quindi ho B11 T due punti con 1 più B12 T due punti con 2 più un certo n, vabbè, qua facciamo n primo e n secondo, cioè sono diversi. Cosa succede se io scelgo ancora l'altro uguale a 0? No? Quindi teta 2 punti con 2 uguale a 0. Chi è B11? Beh, a questo punto, vabbè, lo faccio qua, lo faccio in rosso perché sennò che devo fare? Guardate, io devo fare la coppia intorno a quest'asse qua. Beh, guardate, quello in blu è raccolto, quello in verde è allungato e io sto esprimendo una coppia intorno a quest'asse di rotazione. L'inerzia è diversa. L'inerzia è quella che cambiano i gatti per cadere sempre sulle zampe. No, loro cambiano l'inerzia allungando e accorciando le zampe. Quindi loro controllando l'inerzia poi riescono a cadere sempre sulle zampe. Il fatto che l'inerzia sia diversa, in questo caso è chiaro, è configurazione dipendente. Loro lo sfruttano per quella cosa qui. Noi dobbiamo solamente capirle che è funzione della configurazione. Non è funzione di teta con 1. Perché? Beh, perché io, se anche fossi in questa configurazione, l'altra azzurrina, l'importante è solamente teta con 2. Sembrano diversi, ma sono uguali, teta con 2, per cui l'inerzia è la stessa. Okay. Io vedo l'inerzia solamente in questo caso in funzione di teta con 2 e non di teta con 1. Ok? Sto cambiando la posizione della massa nello spazio. E l'inerzia cos'è? E beh, è l'integrale della massa nello spazio per la distanza al quadrato. Quindi io la sto cambiando Quindi qua poi ci sono le espressioni, vi ripeto, non è che ci interessa tanto vedere la singola espressione, perché poi non è che noi entriamo, non le scriviamo a penna e non entriamo, ma dobbiamo capire. Chi ha fatto esercitazione ieri ha visto che io ho fatto un esercizio semplice che ho fatto non so quante volte. Ho fatto due bachi. Okay? Due propri errori materiali. In entrambi i casi non erano errori sintattici, quindi il matto l'abbiamo andato avanti, ma erano errori semantici, cioè non avevano nessun significato. In entrambi i casi è stato necessario ragionare un po' sulla robotica per capire l'errore. In un caso era sbagliata l'integrazione, non c'era un per, c'era un più, e là mi sono accorto che sbaglio. Nell'altro caso, il robot partiva in singolarità cinematica perché c'era un baco, perché gli metteva 0,0,0, che è una singolarità per il planare a tre braccia, mentre io gli avevo assegnato degli angoli diversi. Come me ne sono accorto? Ragionando sul fatto che il comportamento non era coerente col fatto che non era in singolarità cinematica, cioè sembrava in singolarità cinematica. Quindi non sono entrato nel dettaglio dello Jacobiano. Lo Jacobiano l'ho validato per altre strade, è corretto, basta. Okay. Non ho capito. Quello era un errore, proprio, c'era proprio un baco, nel senso gli davo la Q000, mentre avevo usato la variabile con un altro nome per dare la configurazione iniziale. Okay. E lì ci siamo arrivati. La stessa cosa vale quando voi lavorate con la robotica, nella robotica vale quando scrivete qualsiasi vostro algoritmo, cioè voi avete a che fare con delle cose per cui non potete più entrare riga per riga a guardare cosa è successo, perché è troppo complicato. Non, simbolicamente non ci arrivate. Allora dovete cercare di fare debug, capendo la fisica è più facile. Il debug mi fa perdere un sacco di tempo. Forze di Coriolis centrifughe, ok, sono queste. L'antisimmetria è rispettata, ok. Le forze di gravità sono queste, ci sono sempre seni e coseni, va bene. Masse per lunghezze, seni e coseni. In questo caso A con 1 è la lunghezza del braccio, ok?
Queste sono le equazioni del moto, scritte non in forma matriciale, assolutamente illeggibili. È vero, se io mi metto piano piano riesco a vedere, perché qua è stato messo in evidenza l'accelerazione, quindi questa è tutta inerzia, ma è assolutamente impossibile da leggere e da gestire, per cui non faremo questa sera. Questo è giusto per scopo didattico. Si può anche parametrizzare e scrivere in una forma lineare nei parametri. Per curiosità, diciamo, la forma lineare nei parametri, vabbè, e poi ha altre complessità che non vediamo, ma si può fare, e questo è il regressore. Ok, non entriamo nel dettaglio e saltiamo tranquillamente. Poi vi lascio, nel senso che quello che potete vedere è le simulazioni che sono nei lucidi e ovviamente nel libro di testo, in cui loro che cosa hanno fatto? Hanno fatto muovere un po' il manipolatore, per cui questa è la posizione del giunto 1, questa è la posizione del giunto 2, questo è un profilo di velocità, diciamo, trapezoidale con il cruise uguale a 0, quindi è triangolare. Questa è l'accelerazione e questa è la coppia che viene, diciamo, misurata al giunto. E voi, poiché è una simulazione, poi si sono divertiti a isolare i vari termini. Va bene? Non entriamo nel dettaglio, potete divertirvi a vedere che questo qui è quadratico nella velocità, piuttosto che funzione dell'accelerazione e così via. Il font è molto piccolo, per cui io so che qua non si vede assolutamente nulla e non si riconoscono quali sono i grafici, ve lo lascio da fare, diciamo, in queste 2 settimane che non ci vediamo. Va bene? E ci stanno tutto quanto una serie di grafici che non vediamo. Ok, allora per oggi ci fermiamo qui e a questo punto oggi è mercoledì, quindi noi ci vediamo martedì prossimo e facciamo la seconda delle 3 esercitazioni di controllo cinematico. Martedì prossimo facciamo la ritrazione dell'orientamento tramite quaternioni, quindi sia posizione che orientamento, ma rimaniamo su un